Più che caldo, si profila un autunno nero per il lavoro. Il Covid non fa sconti, nemmeno quando all'orizzonte si scorgono timidi segnali di ripresa. Il recente passato non si cancella facilmente. La crisi lascia tracce che pagheremo care in termini di occupazione. Sono tante le vertenze sindacali aperte in Abruzzo e migliaia i posti di lavoro in bilico, anche nel settore che dovrebbe esprimere la potenza industriale del territorio, l'automotive. E invece, troppo spesso, si consuma il solito prendi i soldi dei territori depressi e, appena possibile, scappa verso nazioni ancora più economiche e che ti danno pure gli aiuti. Il rischio delocalizzazione delle grandi imprese, insomma, non è più un rischio, ma una realtà conclamata, di cui si parla anche alla Camera dei Deputati, dove ieri il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha risposto all'interrogazione del deputato abruzzese Camillo D'Alessandro. La proposta di D'Alessandro, partita anche da una richiesta di chiarimenti sulla situazione della Stellantis, riguardava più in generale la revisione del regime degli aiuti dell'Unione Europea e regionali. Si apre una fase nuova per l'Abruzzo e dobbiamo far convergere tutte le forze politiche ed istituzionali. È necessario cioè creare una grande convergenza affinché in Europa si apra un dibattito anche attraverso alleanze con altri paesi europei e con altre regioni europee, perché l'Europa ragioni sulla modifica del trattato sugli aiuti e sui finanziamenti europei e regionali. Per essere chiari, oggi un gruppo come Stellantis in Abruzzo non può finanziare i propri investimenti in ricerca o produzione, lo può fare però in Polonia. E da qui il rischio di delocalizzazione non del gruppo Stellantis ma di tutti i grandi gruppi industriali che operano in Abruzzo. Ora, con l'interrogazione di ieri e con la disponibilità del ministro, si apre una nuova partita. È sconcertante l'assenza della regione su questi temi, io credo che sia l'agenda delle priorità per tutti. Ora mettiamoci a lavorare insieme.